sabato 2 marzo alle ore 19 presso la sala delle riunioni della Biblioteca Comunale di Tione hanno avuto inizio i lavori del congresso comprensoriale del Partito Socialista Italiano. Alla presenza di una folta rappresentativa di compagni e simpatizzanti è intervenuto l'onorevole Mario Raffaelli, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, che prima di dare il via a questa edizione comprensoriale ha provveduto alla distribuzione di attestati di benemerenza. Successivamente hanno preso la parola Claudio Lucchini, capogruppo comprensoriale, che ha relazionato sulla questione comprensoriale. Raffaele Armani, sindaco di Lardaro, che ha parlato sulle amministrazioni locali. Pietro Polli, che ha centrato il suo intervento sul tema innovazione e sviluppo. E Graziano Riccadonna, che ha parlato di cultura e ambiente, sottolineando l'importanza e il ruolo sociale delle associazioni. Ad ultimare gli interventi è intervenuto Arrigo Monari, segretario provinciale del partito, che ha sottolineato la presenza significativa dell'apparato, rimarcando l'importanza delle prossime consultazioni elettorali del 12 maggio. In chiusura si è proceduto alla nuova elezione del segretario comprensoriale, che ha visto la nomina di Claudio Lucchini in sostituzione di Roberto Ghirardini, che aveva preventivamente posto il veto sulla sua eventuale riconferma. Durante lo svolgimento del congresso abbiamo sentito il capogruppo e nuovo segretario Lucchini sugli obiettivi di questo incontro. Era un po' l'azione dei compagni socialisti sul territorio nella prospettiva delle elezioni del 12 maggio. L'intenzione nostra è di riaffermare la validità dei valori socialisti, che sono la libertà, l'equità, la giustizia sociale, sia nei comuni che all'interno del comprensorio, con liste nostre dove è possibile o aggregandoci dove la lista del partito non è possibile presentare. L'onorevole Raffaelli al termine si è dimostrato molto soddisfatto, rimarcando il prezioso lavoro degli organizzatori. C'è innanzitutto una presenza qualificata di compagni, sia per numero sia per individualità, e anche una presenza abbastanza articolata su tutto il comprensorio. Io ero stato qua l'ultima volta in occasione delle ultime elezioni, quindi vedo che a distanza di tempo il partito ha continuato a lavorare e quindi ci sono le premesse per quel risultato di cui si parlava prima.